Se mi conoscete da tempo, sapete che a me piace tenere tutto il mio corpo pulito e depilato, anche perché faccio palestra per controllare la mia condizione fisica e quindi il mio corpo deve essere tutto pulito. Per farlo utilizzo due metodi. Il primo possiamo dire che è il più rapido, ma anche il più facile, ovvero quello con la macchinetta. Infatti grazie a questa sono molto veloce, non perdo tempo. Però il problema è che sì che ti depila, però non elimina i peli del tutto. Quindi posso dire che a volte dopo aver utilizzato la macchinetta ripasso il tutto con il rasoio, perché diciamo che il rasoio, a differenza della macchinetta, riesce a tagliare di più, però è molto ma molto più lento. Vi ho spiegato tutto questo perché esiste un altro modo. Unisce la velocità della macchinetta all'utilità del rasoio, e sto parlando proprio della ceretta. Ieri parlando di questa cosa con mia madre, che come ben sapete fa l'estetista, lei mi ha proposto di farmi una ceretta perché vuole vendicarsi di tutte le volte che le ho fatto degli scherzi. Quindi siccome sappiamo che la ceretta è molto dolorosa, soprattutto per uno che non se la fa da tanto tempo, non ricordo l'ultima volta che l'ho fatta, ma penso circa 2-3 anni fa, lei per vendicarsi ha detto: Remo, vieni nel mio studio di estetista, ti faccio una bella ceretta, vedrai come mi divertirò. Per prima cosa devo farmi la doccia perché la pelle diventerà più liscia, faciliterà l'operazione. Però sai che cosa ho avuto in mente? Siccome oggi è la sfida delle sofferenze, per rendere il video anche più divertente, mi farò la doccia fredda, così mi vedrete soffrire anche lì. Ah, ma perché mi vengono queste idee? Così poi non potete dire: Remo fai solo gli scherzi, e tu invece. Quindi oggi sia doccia fredda e anche ceretta. Per farvi vedere che faccio veramente la doccia fredda, spegniamo questo, la caldaia. E poi come seconda cosa terrò questo tutto il tempo alzato, perché in questa posizione l'acqua è fredda, sarà tutto il tempo con questo rivolto verso l'alto. E poi si capisce quando ti fai la doccia calda, perché esce tutto il vapore e poi si appanna tutto, anche lo schermo con cui sto registrando. Quindi con la doccia fredda non accadrà niente di tutto questo. E poi mi vedrete soffrire e si capirà da quello anche. Questo come prima è rivolto verso l'alto, non vi faccio tagli. Lascio così senza tagli, così vedete che non sto imbrogliando. Anche se qui non posso chiudere perché altrimenti come fate a vedere. E penso anche che bagnerò tutto senza tagli, eh? Quindi prendiamo questo, mi giro così altrimenti bagno tutto qui. E andiamo. Premo l'acqua. Ma no, ragazzi, già così è freddissima. 3, 2, 1. Vedete, non c'è vapore, non c'è niente, è fredda. L'acqua era davvero fredda che non riuscivo a parlare. Dovete sapere che era la prima volta che mi facevo un bagno così freddo. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate mi piace per questa cosa, perché non è finita qui. Dopo mi devo andare a fare anche la ceretta. Ora era arrivato il momento di prendere lo shampoo e l'acqua era diventata sempre più fredda. Però dovevo fare attenzione perché non potevo chiudere l'acqua e stavo bagnando tutto. Era uscita tutta fuori. Incominciamo a mettere lo shampoo. Mettiamo prima questo. Ora vi lascio un mio commento qui sotto, perché l'acqua era diventata talmente fredda che non riuscivo nemmeno più a parlare. Perciò dopo essermi messo lo shampoo era arrivato il momento del bagnoschiuma, ma il mio unico obiettivo era quello di finire subito, perché l'acqua era diventata sempre più congelata, stava uscendo fuori perché era aperto e poi non potevo continuare a sprecarla. E come vedete in questo pezzo non riuscivo nemmeno più a parlare, perché stavo pensando che dovevo risciacquarmi sotto quell'acqua gelida. È stata a vedere adesso. Ok. Come vedete non riuscivo ancora a parlare, ma non preoccupatevi perché sto arrivando, eccomi. Ok, siete pronti ragazzi? Si ricomincia. Prendiamo questo. Di nuovo. 3, 2, 1, vai! Ma chi me lo fa fare? Ghiacciata! Eccomi qui, tutto bello asciugato. E diciamo che la prima penitenza di oggi è andata. Non è giusto che solo mia madre si deve vendicare a tutti gli scherzi che le ho fatto. Ma facciamo decidere anche una penitenza a mio padre. Papà, mi senti? Sai che ti ho fatto tantissimi scherzi in passato. Oggi quindi ti puoi vendicare. Che penitenza vuoi che io faccio? Non ne voglio penitenza, basta che fai uno scherzo ai tuoi iscritti. Ha detto uno scherzo ai miei iscritti. So già cosa fare, però per farlo mi serve qualcosina. State a vedere. Mi serve una di queste.
Ora vi spiego come fare uno scherzo a tutti i miei iscritti. Metterò un post su Instagram, un reel, ovvero un video, e dirò: non ce la faccio più e voglio cambiare squadra. Ma non sarà la squadra di calcio, ovvero la Juve. Questo tipo di squadra, da una piccola a una più grande. Ragazzi, è da tanto tempo che mi sto tenendo questa cosa dentro. Ora dovete andare sul mio Instagram e andate a vedere questo reel che ho pubblicato e a quante persone sono andate a fare questo scherzo. Perché il reel l'ho pubblicato prima dell'uscita di questo video e le persone non sapevano niente. Guardate quante ne ho trollate, vedete un po'. Comunque questo qui è lo studio di mia madre, di bellezza, l'estetista, Oasi, via Corfù numero 16. Passate, mi raccomando, è qui dove mi andrò a fare la ceretta. Allora, come promesso, eccoci qui. Cosa mi devi fare? La ceretta. Perché ti devi vendicare tutte le cose che ho fatto. Papà si è vendicato. Io mi sono fatto una penitenza da solo. Siccome sono arrivati fino a questo punto del video, vi ho promesso la ceretta. Ma mica faceva male, io da tanto tempo che non la faccio. Sei pronto? Cosa stai facendo adesso? Perché stai mettendo qualcosa? La cera dove la devi fare? È come la palestra, che quando fai l'esercizio sulla panca si mette l'asciugamano. Sì, dove fai la cera? Braccia e il petto e basta. Ok, allora le braccia stai seduto, siediti. Devo togliere prima questo? No, dopo lo scandalo. No, seduto, beh, faccio vedere io come si fa. Allora, spiega tutto, cos'è sta cos'acqua? Questa è la cera. E la vabbè, già si sente che è calda. Ma già inizi, cioè neanche mi avvisi. Vabbè, qua diciamo non fa tanto male. Cioè pizzica però. Fai così. Basta, già la voglio fare più. Allora dai, sbrigiamoci. Cioè non la voglio fare più. Cioè tu ti stai anche sbrigando e quindi mi fa ancora più male. E dai, non calca. Non calca. Ci sono certi punti che fa male però. Lo so. E il primo braccio l'abbiamo quasi finito. Ve l'ho promesso ragazzi. Dovevo farla. No, qui fa male. Remo ride per non piangere. Qui fa male. Qui fa male male. Io l'importante è che non ti faccio danni. Il braccio me lo sento tutto anestetizzato. Incominciamo l'altro braccio. Questo l'abbiamo fatta. Come metto sempre seduto? Seduto, dai, fai così. Quindi nuovi dolori di prima. Mi hai fatto finire la ceretta. Dobbiamo prendere l'altro. Ma la cera di cosa è fatto? Sembra della colla. Perché i primi strappi fa più male? Dopo si avvita la pelle. I primi sono tipo questi, ragazzi, sono incredibili. No, vabbè, il polso fa male. Qual è il punto del braccio, mamma, che fa più male secondo te? Qua, giù. Ah, qui mi ricordo che faceva male o no? Gira un po'. E tu dove faceva male? Qua. Ah, forse è qui, sì, già lo sento, già si capisce dove fa più male. Già quando metti la parte qui interna dell'avambraccio, questa. Voi non l'ho sentito, ma sta tremando. E non è che la stiamo facendo da finta, qui si soffre. Facciamo, mettiamo un po' di crema. Ti più. Ho fatto anche un favore. Mettiamo okay. Un po' di crema. E dopo viene la parte più brutta qui. Comunque la crema rinfresca. Dai, Remo. Adesso ti divertirai. La cera fa male quando una persona è sudata. Ho ancora il tempo per andarmene, per favore. Questa volta. No, ma cos'è quell'altro aggeggio lì? È facile stendere la cera così. Breve ma intenso. Facciamo metà. Cosa che ti posso fare? E che te ne faccio metà? Ma perché? Però guarda come si è rossato. Fa molto più male qui. Spero che state vedendo tutta la mia sofferenza oggi. Ah. Ragazzi, lasciate mi piace e iscrivetevi al canale. Basta. Basta. Speriamo che sulla tua fa meno male. Ma chi me lo sta facendo fare? Al petto è la cosa più brutta. Ah! Dai, che è così finita, dai. Gli ultimi sforzi, gli ultimi dolori. Scusa, ma vuoi fare una cosa? Mettimi tutta la cera. Puoi farmela tutti in una volta. Inutile che bella. Non si può. Me ne voglio andare. Aia. Io mi devo sbrigare. Basta. Basta. Dai, faccio ancora questo pezzo, man. Io non ci credo, ma chi me lo sta facendo fare? Chi me lo sta facendo fare? Immaginatevi che in ogni strappo fa male. Non sa adesso. Ah! Ma mi potete avvisare? Tu hai quelli troppo resistenti. Ah! Diciamo che abbiamo fatto un bel po'. E qui quanto devo soffrire adesso di nuovo? Allora io devo passare dall'altro lato. Ragazzi, altra parte non è come le braccia. Allora Remo, facciamo prima la parte che fa più male. Però non mi aiuti con queste parole. Iniziamo prima dalla parte da che record. Fa più male. Da record, 10 minuti ti ho fatto tutto. Eh sì, ma farlo così veloce, sai quanto fa male? Ma io lo sai perché mi sbrigo? Perché so che sei forte. Ce la fai a sopportare il dolore. Wow. Wow. Dai, vai, 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 vai.
Per la penitenza che vi ho detto. Lei sta scrivendo il telefono. Se no l'avrei fatto più dolcemente. Avrei messo più burro talco. Quello è il tuo punto brutto. No, dai, dai, che non fa niente. Dai, che non fa niente. Vai, bugia fa male. Però è forte. È veramente forte, Remo. Finalmente il punto più brutto se ne è andato. Si è comportato benissimo. Gli iscritti devono essere tanti. Quindi iscrivetevi al canale, lasciate mi piace e provatevi a fare la ceretta. Beh, ragazzi, vi sfido nel fare la ceretta. Sono punti delicati. Fa male. E sulle gambe fa male. Strappare i peli fa male. Finalmente stiamo finendo, ragazzi. Beh, l'ultimo ritocco. Allora abbiamo quasi finito, dai. Se avessi fatto tutto qua. Quindi dove manca? Quest'altro. L'unica cosa che non fa male è mettere la crema. No, secondo me lo sai dove fa meno male. Dove? Dietro la schiena. No. Qui è la parte del faccio meno male. Quindi me ne posso andare. Aspetta che ti tiro. Mi diverto un altro poco. Voilà, magia, adesso. E voilà, sto togliendo i residui di cera, sennò è appiccicoso. Guardate, tutto rosso. Però devo dire che hai fatto un bel lavoro, eh. Ma tu sei stato bravo. L'abbiamo fatto in 10 minuti, zazza. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, scusate se ve lo ripetiamo, ma io ho mantenuto la promessa e quindi anche voi dovete mantenere. Abbiamo bisogno dei vostri iscritti, sennò non ne vale la pena fare tutte le quindi cose. Quindi che dire, un saluto da Jess Remo. E dalla vostra cara mammina. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.